I pasticceri nisseni riproveranno a superare un record. Era il 2002 quando riuscirono a realizzare un rollo da Guinness con i suoi 300 metri e adesso, a distanza di 20 anni, tenteranno nuovamente l'impresa l'11 settembre. Questa volta il protagonista però sarà il cannolo, un'altra sfida per il maestro pasticcere Lillo De Fraia tra i promotori dell'iniziativa che ha contribuito in passato a realizzare diversi record. È da tanto che ci studio, è da tanto che rimandiamo per causa Covid, però adesso onestamente finalmente stiamo arrivando addirittura d'arrivo e faremo questo record che vogliamo regalarlo alla città, farci avere un'identità, dove faremo anche il brand del cannolo di Caltanissetta. Quindi sarà un cannolo che avrà una lunghezza che partiamo da 7 metri, quasi 8 metri che già abbiamo fatto con Rizzo World ad Aci Bonaccorso. Quindi dobbiamo battere questa misura. Da 8 metri possiamo arrivare anche a 20, anche più. Quindi io tengo a fare un record duraturo, come sempre è stato quello di Mazzarino, che abbiamo fatto 1,4 km di torrone. Previsti anche altri eventi collaterali, ma in fase di definizione gli ultimi dettagli della manifestazione organizzata dall'Associazione Nazionale Rizzo World Italy, insieme ad enti del territorio come il Comune e la Camera di Commercio, ma anche associazioni, una sfida che riserverà non poche difficoltà. La frittura è pericolosa, quindi non la possiamo fare in città perché portare l'olio a 200 gradi, potrebbe, esempio, si troverebbe una vasca appunto di olio, significa che scivoliamo tutti nell'olio bollente e ce l'hanno assolutamente, diciamo, vietato. Lo facciamo in una struttura dove noi, diciamo, sempre sotto controllo dalla sanità, dove noi questo cannolo lo friggiamo e poi, diciamo, lo collochiamo in piazza e lo riempiamo. Lo riempiamo fino al record e poi lo somministriamo alla città, partendo sempre nella donazione. Quindi in primis mettiamo, diciamo, l'associazione di bisogno. Verranno utilizzate materie prime locali, tanti pasticceri che saranno coinvolti, anche se nella prima fase di preparazione saranno circa 20. Quindi la prima fase deve essere molto attenta alle persone che già l'abbiamo fatto. Poi nella seconda fase, che dove verrà veramente la propria somministrazione, siamo più di 120-130 pasticceri. Sono coinvolti le scuole professionali, l'alberghiero e più con noi ci sono alcuni ragazzi disabili che anche loro debbono vivere questi momenti molto particolari. Poi do anche l'invito a tutti i pasticceri del Caltanissetta, sono tutti invitati. Quindi siamo tutti invitati perché non è il record di Lillo De Fraia, ma è il record della città.